Buongiorno, io cercherò di farvi una presentazione andando molto piano, passo per passo. Io dal sito della rete civica arrivo alla pagina bilancio partecipativo con tutte le proposte, ne scelgo una, nel momento in cui ne clicco una arrivo alla schermata, alla pagina della singola proposta, dove ho tutti i dettagli, posso vedere il costo, la descrizione e quant'altro. Ho un bel bottone vota questa proposta che mi fa arrivare allo strumento che gestisce il processo di voto. Cliccando su quel vota questa proposta arrivo a questa schermata. A questa schermata ho i 5 passi del processo. Posso decidere se procedere identificandomi attraverso un account della rete civica, quindi cliccando su accedi approdo alla pagina di identificazione della rete civica dove posso passare ad autenticarmi tramite Federa o Speed se ce l'ho già, oppure tramite social network. Nel momento in cui mi autentico, arrivo al passo del tuo quartiere. Caso contrario, se non voglio autenticarmi, proseguo con nome, cognome ed email, quindi clicco qui, mi appare direttamente qui nella schermata chi sei. Vado avanti. Pagina schermata con il passo in cui devo indicare il motivo per cui sto votando in questo quartiere. Qui posso scegliere di indicare. Cioè, devo scegliere di indicare il motivo, quindi posso anche volendo inserirli tutti e tre, o ne inserisco solo due o uno. Uno devo inserirlo per forza perché devo motivare perché scelgo quel quartiere. Qui posso tornare indietro a vedere le altre proposte nel caso in cui mi accorgo che questo non è il mio quartiere di riferimento. Spunto che accetto l'informativa del trattamento dei dati personali, proseguo. Passo con la convalida del voto tramite codice fiscale e SMS, quindi qua inserisco il mio codice fiscale e inserisco il mio numero di cellulare. Clicco avanti e se non ho un codice fiscale posso fare questa spunta e la schermata mi cambia e mi permette di inserire un numero di documento, specificare il genere e inserire la mia data di nascita. Nel momento in cui clicco avanti, parte un SMS verso il mio numero di telefono, mi arriva un codice di 6 cifre che poi io devo inserire qui dentro. Proseguo schiacciando avanti. Mi dice che la password è inserita correttamente, quindi proseguo cliccando avanti. Schermata di conferma finale in cui mi viene detto stai per votare questa proposta. E una volta confermata la tua scelta, il voto non potrà essere annullato e non potrai votare altre proposte. Qui ho l'opportunità di cambiare idea e tornare indietro, tornando alla lista di tutte le proposte, oppure confermare e votare. Confermato e votato, arrivo passo finale, il mio voto è stato ricevuto. In questo momento non posso più votare, perché ho fatto la mia scelta e posso votare una volta sola. Il sistema mi invita a tornare con un link alla scheda della proposta e a quel punto, tornando qui, posso condividerla con i miei amici invitando a votare altre persone. Come vedete, è molto semplice come processo, sono andato molto piano prima, ma è molto semplice.